Movimento 5 Stelle. Bentornato di martedì. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora, Alessandro Di Battista, è una buona notizia che i pensionati avranno parte dei soldi che hanno perso, o no? È una buona notizia che la Corte Costituzionale abbia bocciato gran parte di una porcata che si chiama legge Fornero, che vorrei ricordare agli smemorati del paese, a coloro che vanno in TV a dire noi siamo contro quella schifosa legge Fornero che è stata votata dalla Carfagna del centrodestra, Cicchitto, Fitto, Lorenzin, Giorgia Meloni, che poi va in TV dicendo dobbiamo ridare tutto ai pensionati, ha votato per la legge Fornero, la Presti Giacomo, Angelino Alfano, Berlusconi, Brunetta, Buttiglione, Casini, Verdini. Per quanto riguarda i ministri del governo Renzi, Lorenzin, sempre Alfano, Gentiloni, sottosegretario Gozzi, Franceschini, Mogherini, Orlando, più tanti altri al centro-sinistra, hanno votato questa legge. Allora, in un paese civile, coloro che votano una legge che poi viene ritenuta incostituzionale dalla Consulta dovrebbero andare a casa e chiedere scusa. Allora, secondo, partiamo subito forte, vedo. È un'ottima notizia, per rispondere alla domanda è un'ottima notizia. È un'ottima notizia. Però è un'altra schifezza che venga chiamata bonus. Questa è una enorme schifezza. Sì, questo ne parleremo anche col presidente dell'INPS, perché in realtà non è un bonus, no, non è un regalo. Io lo vorrei dire ai pensionati. Un malus che rientra, diciamo, in parte. È come se dei pensionati andassero a riscuotere la loro pensione, ipotetica 1.500 euro. Escono e arriva uno scippatore, gli scippa tutti e 1.500 gli euro. Poi torna, gli dà 100 euro e gli dice questo è un simpatico bonus. Questo è un dato di fatto. Allora, quello scippatore è lo Stato italiano. Cambiano le facce, ma sono sempre i partiti, di destra e di sinistra. Allora, mi Così abbiamo messo le cose in chiaro. Ha messo le cose in chiaro come la penso. Le devo dire che subito qua arriveranno le critiche ai 5 Stelle, che è facile parlare. Allora, ripartiamo da dove eravamo. La Fornero interviene in un momento in cui lo Stato, dopo Silvio Berlusconi, con tutti i problemi di immagine, diciamo, che aveva, con lo spread che si apre, lo Stato italiano sta per andare in fallimento, bloccano tutte le uscite che possono e in qualche modo salvano il Paese. Le do la versione che immagino le verrebbe subito data. E adesso Renzi si trova con una sentenza di una legge che non ha fatto lui, ma che hanno votato appunto le persone, ha detto lui non c'era, però lui era sindaco. Lui l'ha difesa quella legge. E deve trovare i soldi dove può. Si fa presto a dire ridatemi tutto, ma dove li troviamo 18 miliardi? Evidentemente il governo può ripagare in forma di lazionata. Questo è evidente. L'esecutivo fa da esecutivo, per cui esegue in questo caso un ordine che gli ha dato la Corte Costituzionale e dovrà trovare i soldi. I soldi ci sono, perché basta aprire quotidianamente le pagine di un giornale per rendersi conto di quante ruberie, di quante tangenti, di quante mazzette, di quanti sprechi ci sono. Beh, ma è difficile però, poi trovarle. Però dire che Renzi stava coprendo le buche è dire una falsità. Renzi, ci sono fior di agenzie. Renzi quella legge l'ha sempre difesa. Era un esponente di spicco del Partito Democratico, guidava una corrente di rottamazione, l'ha sempre difesa sostenendo soltanto che il problema erano gli esodati, che evidentemente un problema. Floris, io sto all'opposizione, mi auguro prima o poi di andare al governo, ci stiamo provando e ci stiamo preparando per questo. In questo momento è evidente che il mio ruolo è quello dell'opposizione, però dire che occorre trovare i soldi non significa tirare fuori delle parole, significa rispettare una sentenza della Corte Costituzionale che fino a prova contraria, questa gente è capace di abolire anche la Corte Costituzionale dopo aver tolto la possibilità ai cittadini di votare i propri eletti in Parlamento, dire questo significa dire un falso, devono eseguire un ordine. E farlo passare come una regalia, un bonus. Renzi è straordinario, riesce regolarmente, quando si avvicina una tornata elettorale, a trovare dei soldi che sono già nostri a riregalarceli. Questo può e essere, dire che sono diciamo, soldi. È incredibile. Ci sono due aspetti, uno è quello politico su cui giustamente dice, beh, non mi puoi dire che arriveranno 500 euro che già erano miei. Un altro è quello finanziario, per cui non è che si possono mettere a bilancio le ruberie o le mazzette. No, là 18 miliardi sono da trovare da adesso a agosto eventualmente. Oppure e non si è fa un percorso di lazionato, però li devono restituire. Senta, il problema delle pensioni, comunque voi siete intervenuti spesso anche, no? E voi come avreste affrontato il problema? Allora, prima sentivo, ma qual è una pensione ricca, una pensione... Dal suo punto di vista, qual è una pensione ricca? Se tu hai pagato i contributi e li hai pagati, quindi hai lavorato onestamente, hai pagato tutti i contributi durante la tua vita, anche una pensione da 5.000 euro netti al mese, che è una pensione molto alta, è una pensione però giusta.
Qua cerchiamo prima di diversificare tra pensioni giuste e pensioni ingiuste, perché ci sono alcune pensioni d'oro, spesso ottenute da alcuni politici che contemporaneamente percepiscono anche i vitalizi, anche se sono condannati, che quelle sono delle pensioni ingiuste in quanto non vengono determinate dai contributi che tu hai versato durante la tua vita. Quindi per noi, se tu... Cioè un politico versa, facciamo conto, anche i contributi per 3-4 anni del suo mandato, però poi la percepisce. Sì, ma anche le famose baby pensioni, pensionati della pubblica amministrazione che magari percepiscono una pensione a 1.800 euro che hanno maturato soltanto lavorando 15 anni. Questa per noi non è una pensione giusta, anche se è inferiore magari di una pensione da 5.000 euro al mese, che però è una pensione giusta. Noi però reputiamo che in un momento di crisi drammatica, in cui i pensionati minimi percepiscono 480 euro, ricordo a tutti che la proposta del reddito di cittadinanza consente di integrare la pensione minima fino a 780 euro, che riguarda appunto la soglia di povertà. Però sa che sono state molto contestate le fonti di risorsa. Cioè addirittura la Robin Hood tax, quella che è stata... questa non c'è più, le ho portato tutte le coperture. Vado. Gliene do una ad una, gliele potrei leggere, così sappiamo che ci sono le coperture. Me le dia, che tanto le studiamo per la prossima. Vi chiederei anche, Floris, perché è bellissimo quando un giornalista chiede a un politico, a un esponente di un movimento politico, quali sono le coperture per una legge, gradiremmo che lo faceste anche con tutti gli altri, perché arriva Salvini qua e dice io farei questo, generalmente nessuno li interrompe, a Salvini vedrà, microfono libero. A breve comunque, vedrà un servizio sulla prostituzione in Svizzera tassata che tosto. Farà veramente lì ci sono raccapricciare. Allora, taglia alle spese militari 2,5 miliardi. Taglia la spesa della PA 5 miliardi, oltre tutte quelle che sono state fatte sono già in centralizzazione degli acquisti e già in realtà non è stata ridotta. Sì, però è già bilancio. Sì, ma in realtà in questi anni in cui si parla tanto di spending review sono passati 4 governi, uno uguale all'altro, in realtà la spesa pubblica non è diminuita per niente. Però l'hanno già messa a bilancio, cioè i tagli che lei qua mette per il reddito di cittadinanza già sono a bilancio per altre cose che non sono state fatte. La spesa pubblica non è stata tagliata, la centralità della spesa pubblica potrebbe essere fatta. Ripeto, gli esempi che facevate voi come giornalisti anche giusti, la famosa siringa che a Bolzano costa tot e a Palermo costa ancora a Bolzano magari il triplo di Palermo delle altre cose le reciprocamente, perché non è che è sempre taglio blu delle auto, lo sa che hanno tagliato un sacco di auto ma non si risparmia perché rimangono gli autisti da stipendiare. Non le hanno tagliate minimamente, Renzi le ha provate a vendere su eBay e non ne ha venduta nessuna. Raccontiamo le cose come stanno. Lo sì, però ci sono... si fa 5 auto, sono 20.000 euro. Ci sono moltissime auto blu che utilizza addirittura il sistema sanitario, i loro dirigenti. Abolizione fondi social card. Ci sono tante coperture. Un'altra, per esempio, è Floris. Poi c'è di nuovo tagli da auto blu, già l'aveva messa no, prima. No, sono due auto blu differenti, le può leggere perfettamente. Blu e azzurro. No, uno per la classe politica, l'altro per il sistema sanitario. Allora, ce le studiamo e ne parliamo. Si tratta di volontà politica. Se tu hai volontà politica questo di dare vero. Una mano a delle persone questo che sono in difficoltà vero. E tirare fuori una vera e propria manovra economica che noi reputiamo, sarà il nostro cavallo di la battaglia e rispettate questa nostra idea. Noi crediamo che sia non soltanto un modo per dare dignità a milioni di persone che oggi non hanno dignità, ma soprattutto una manovra economica capace di creare posti di lavoro, perché se io guadagno 480 euro di pensione minima e ho un'integrazione fino a 780, quei 300 euro tendenzialmente li spendo. E dove li spendo? Nel negozio sotto casa, nel bar, nell'edicola. Questo mette in circolo l'economia, crea posti di lavoro e quindi le persone che ricevono il sussidio, il reddito di cittadinanza, diminuiranno. Senta, è una manovra che si auto... Ma non è un altro bonus? Un po' più ampio, quelli erano 80 euro manovra, di Renzi e voi ne date 300. Questa è una mancetta di 80 euro elettorale che non ha minimamente rilanciato i consumi e non lo dico e voi io. E ne date lo dico 300 così. Invece di 80. No, mi scusi Floris, ci sono persone che me le sembra normale che l'Istat calcoli la soglia di povertà in 780 euro e lo Stato paga dei pensionati 480, quindi al di sotto della soglia di povertà. Ma anche dal punto di vista lessicale è intollerabile. Allora, onorevole, due temi che scuotono la campagna elettorale e le regionali. Il primo è la scuola. Oggi è stata una giornata importante, sono passati altri punti decisivi della riforma di Renzi. Voi quasi avete tutta. Criticato, ecco, un po' tutta la riforma, ma in special modo la figura del preside manager. Perché? Ma
In realtà per noi l'intero testo doveva essere ritirato e siamo ancora in tempo. Io, come la mia esperienza come parlamentare, ho visto, noi non abbiamo i numeri in Parlamento alla Camera perché siamo minoranza, anche per via, lo ricordo sempre, di un premio di maggioranza abusivo, incostituzionale, che ha fatto avere il doppio dei deputati al Partito Democratico. Però abbiamo visto che quando l'opinione pubblica, anche grazie al lavoro dei giornalisti, dei giornali e dell'informazione, si organizza, si ottengono dei risultati. L'esempio più eclatante sono state le dimissioni di Lupi, che sono state indotte da un'opinione pubblica che si è organizzata. Noi speriamo di riuscire da qui all'eventuale approvazione, all'arrivo del testo di legge sulla buona scuola, sono bravissimi questi del PD, chiamano tutto bene, la buona scuola, al Senato, di organizzare l'opinione pubblica, gli insegnanti, che ne pensi Renzi che gli spiega la riforma con i gessetti alla lavagna, sono informatissimi sul testo e sul contenuto della riforma. Noi speriamo che si possa bloccare. Perché? Perché in un momento in cui, lei dice, sono frasi dette e ridette, però è vero che c'è il pericolo per alcuni studenti di andare a scuola perché crollano i tetti, è vero che ci sono genitori costretti a comprare cancellini, è però vero le cose che diceva Renzi prima di diventare però Renzi quello che fa, prima dice, poi arriva e dà in sostanza soldi pubblici alle scuole private, e per noi questo è intollerabile. In più, per rispondere alla domanda, la figura di un super preside manager è pericolosa in un paese in cui la corruzione si è infilata nel mondo dello sport, oggi altri arresti, si è infilata nelle istituzioni, ci sono, pensate che il presidente della commissione cultura, quello che dovrebbe occuparsi della riforma sulla buona scuola alla Camera, si chiama Galan, è un deputato di Forza Italia, agli arresti domiciliari per corruzione, sì, il presidente della commissione cultura, e sì, prende due stipendi. Ecco, la corruzione è entrata dovunque, c'è il pericolo che possa entrare anche all'interno della scuola. Perché? Perché alcuni presidi, diciamo, così manager, si blocca tutto se uno pensa che il preside che arriva è cattivo. Non si tratta di cattivo o buono, non è questo il parametro di analisi della questione. Potrebbe ricevere in alcuni territori delle pressioni per far assumere quell'insegnante al posto di quell'altro? Dare troppi poteri a poche persone dovunque è pericoloso, ancora di più in Italia, dove purtroppo la corruzione è insita. Però almeno così li sceglie, no? Almeno così dice, se il preside è una persona attendibile, sceglie il professore bravo. Poi le dice, se invece è un preside che cede alle pressioni, però così... Ma il discorso è che quando tu hai troppo potere all'interno delle tue mani, il pericolo contaminazione, minaccia o ricatto, o eventualmente in alcuni luoghi corruzione, i presidi saranno bravissime persone, e sono bravissime persone, questo pericolo diventa più alto, con la capacità, la possibilità che appunto vengano scelti degli insegnanti al posto di altri senza criteri meritevoli. Onorevole Di Battista, l'altro grande tema è l'immigrazione. Sta per entrare il ministro degli interni, qua in trasmissione gli vuole lasciare una domanda. Ma già è finito il tempo, siamo andati velocissimi. Siamo andati velocissimi. Insomma, il ministro dell'Interno sa qual è il problema in Italia? Il problema è la memoria. Io cerco umilmente di ricordare ai cittadini tutto quel che ha fatto il ministro Alfano e quanto è indecoroso politicamente, dal suo famoso bacio a sua insaputa a un boss mafioso Croce Napoli, al caso Shalabayeva, no, il ministro, tutta una serie di questioni. Gli chiederei soltanto, da quando lei si siede al Viminale, questo paese è più sicuro, sì o no? Perché per i cittadini italiani questo paese è più insicuro da quando c'è lui. Glielo domandiamo. Grazie. Alessandro Di Battista, grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto. Buonasera.